Eccoci tornati in diretta con voi amici delle Fonti TV, come già preannunciato per il nostro appuntamento con Market Star, come sapete sulle Fonti una volta al mese appositamente per fare il bilancio del mese che sta per terminare, in questo caso novembre, e lo facciamo come sempre con Sara Silano, Morningstar Italy. Buongiorno Sara e bentrovata. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Insomma, sta quasi poi terminando l'anno e quindi ancora di più il mese prossimo faremo un bilancio più ampio, però concentriamoci sul mese di novembre. Intanto Sara, mostro solo il nostro indice come sempre faccio, che è tornato in territorio positivo, più 0,02 in questo momento. Allora, dicevamo Sara, novembre è stato un altro mese volatile, la volatilità l'ha fatta ancora da padrone, insomma ci continua a rimbombare nella testa questa parola, però non si sono registrati sicuramente i ribassi di ottobre, di cui avevamo parlato ampiamente, di cui sicuramente i nostri amici ricordano bene, però in generale siamo tornati a convivere con la volatilità. Io non a caso ho detto questa parola ci rimbomba nella testa, dobbiamo pensare che sia ormai di routine? Dobbiamo riabituarci alla volatilità. Se noi guardiamo l'indice che viene detto il cosiddetto indice della paura, l'indice VIX, vediamo che sicuramente il 2017 ci aveva abituato a una certa calma, il 2018 ci ha risvegliato bruscamente, lo avevamo già visto all'inizio dell'anno relativamente ai timori di un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che comunque poi ci sono stati, e che delle politiche monetarie meno espansive. E poi si sono aggravati anche i toni nel corso dell'anno nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, e questo è stato un altro elemento sicuramente di incertezza e quindi di volatilità. E se veniamo poi all'Europa, anche qui potremmo fare un lungo elenco che va da Brexit alle tensioni ultime tra il governo italiano e l'Unione Europea, ma prima ancora l'incertezza politica in Italia, e anche infine più recentemente le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, il rallentamento economico della Cina. Quindi si sono susseguiti tutta una serie di eventi, fatti economici, politici, ma anche geopolitici, che hanno fatto sì che le piazze finanziarie non vivessero dei giorni tranquilli e quindi che ci fosse un aumento della volatilità. Novembre è stato sicuramente un mese migliore rispetto a quello che era stato ottobre. Ottobre l'avevamo definito horribilis, mi ricordo horribilis. Ancora il titolo che avevamo messo in sovrimpressione, no? Esatto, perché avevamo visto veramente delle forti perdite, però gli elementi di incertezza continuano e cercare di fare delle previsioni su ciascuno di essi, come spesso si tende a fare. Prendiamo la guerra commerciale tra la Cina e l'India e la Cina e gli Stati Uniti e cerchiamo di capire cosa potrà accadere, rischia di essere parziale, perché dobbiamo guardare tutti questi fenomeni in modo congiunto e quindi fare degli scenari piuttosto probabilistici. Ricordiamo anche che comunque spesso le fasi di volatilità possono essere opportunità di acquisto, possono generare poi delle opportunità di acquisto. Allora sicuramente in Italia siamo in pending per la soluzione finale sulla manovra, no? È da un po' che ne parliamo, e dopo la bocciatura che è arrivata dall'Unione Europea adesso c'è questo braccio di ferro continuo, insomma una sfida all'ultimo colpo, è il caso di dirlo. Cosa dobbiamo aspettarci secondo te Sara? Sì, se ripercorriamo infatti in effetti gli ultimi mesi sono stati piuttosto agitati, il 23 di ottobre lo ricordiamo la Commissione Europea aveva espresso questo parere negativo sulla manovra italiana e il 21 di novembre ha detto poi di essere intenzionata di voler aprire una procedura di infrazione, perché comunque dalle parti non si riusciva a trovare un accordo. Oggi i toni sembrano più distensivi, ma con messaggi ancora contraddittori da parte delle parti politiche italiane. I nodi li ricordiamo, questo deficit strutturale in aumento che appunto all'Unione Europea non piace, delle previsioni forse troppo ottimistiche sulla crescita economica in Italia e una manovra espansiva dove la copertura non è certa. Ora bisognerà vedere quello che l'Italia deciderà da fare. Abbiamo visto in questi giorni ci sono dei segnali un pochettino più distensivi di trovare comunque una soluzione. Ricordiamo che la Commissione ha espresso oggi appunto in queste settimane una raccomandazione, questa raccomandazione passerà al Consiglio dell'UE. A questo punto poi, se in uno scenario pessimistico non si trovassero comunque degli accordi, il governo avrà poi tra 3 e 6 mesi per correre ai ripari, se no partirà questa procedura di infrazione. Quindi non siamo ancora in una procedura di infrazione,
diciamo però, che si sta cercando di evitare. Però, si insomma, sta cercando di evitare. Sì, l'apertura c'è stata, anche Moscovici ha ribadito una procedura di infrazione non fa bene a nessuno, però è chiaro che almeno così pare di capire, sono uscite anche delle dichiarazioni nuove questa mattina, che sì, si vuole giocare un po' sulla limatura di alcuni numeri, però l'impianto della manovra così resterà, insomma non credo che ci saranno delle modifiche sostanziali, anche se poi il governo dice è il Parlamento, no? Colui che deciderà, quindi la manovra potrebbe anche uscire variata dalla nasi del Parlamento. Sicuramente c'è stato un fatto nel corso del mese di novembre, questa emissione di BTP Italia che non ha avuto il successo, esatto, che molti si speravano, quindi sicuramente anche a livello italiano c'è stata una segnale forte in qualche modo dagli investitori su quello che è un giudizio relativo a queste tensioni continue. Esatto, ne abbiamo parlato anche prima Sara, però lo voglio chiedere anche a te, perché un altro fattore di instabilità sui mercati è sicuramente il calo del prezzo del petrolio. Lo vado a vedere giusto anche per stare sempre sul pezzo, come si suol dire, in questo momento quota 52,01 dollari al barile, ma ovviamente noi lo prendiamo in senso più ampio perché mi piacerebbe di capire quali sono le cause e soprattutto se da questo calo del petrolio, del prezzo del petrolio, ci possono essere delle opportunità ovviamente per gli investitori. Abbiamo visto nei giorni scorsi dei cali veramente significativi, tra i più significativi della storia. Le cause sicuramente sono diverse, un quadro economico globale che è meno ottimista del passato, la decisione dell'OPEC di aumentare la produzione, ma anche il fatto che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno fatto capire che sarebbero in grado di poter alzare la loro produzione. Quindi che cos'è che aveva fatto aumentare in realtà i prezzi del petrolio inizialmente all'inizio dell'anno? Il fatto che si temevano delle carenze nell'offerta, quindi relativamente a tensioni in alcuni paesi come ad esempio il Venezuela. Questi timori di carenza ora sono venuti meno. Ciò detto, rimane una grande incertezza. Secondo i nostri analisti, le probabilità di sovra e sottoproduzione a questa fase sono piuttosto simili, per cui bisognerà capire quello che accadrà in futuro. Sicuramente è un segmento dove chi è interessato deve muoversi con molta cautela. Non abbiamo elementi per dire se effettivamente il rallentamento della Cina aiuterà alla diminuzione quindi della domanda e quindi in qualche modo potrebbe aiutare a un riequilibrio dei prezzi. Non abbiamo certezza su quello che deciderà ancora di fare l'OPEC e soprattutto non sappiamo quanto di tutte queste notizie è già nei prezzi, è già stato inglobato, quanto potrebbe ancora sorprendere il mercato. Ok, tu prima hai citato anche Brexit, perché poi appunto le questioni sul tavolo sono molte, sono quelle che stanno un po' intimorendo i mercati, o meglio, no, che creano volatilità, come abbiamo già detto, tanto per collegare tutte le cose che sono emerse oggi, che peraltro sono anche le questioni che i nostri amici che ci seguono monitorano costantemente, chiaramente gli investitori soprattutto. Brexit, dicevo, diciamo che la fase, quella che riguardava tutta l'Europa, si è conclusa, c'è stato questo accordo, adesso inizia l'ultima fase, quella interna, la Gran Bretagna, però bisogna cominciare a capire, a mio parere, e mi appoggio a te per cercare di capire meglio appunto quali prospettive devono avere gli investitori da questo momento in poi, con i cambiamenti che inevitabilmente arriveranno. Ecco, stiamo parlando di una questione che è politica, quindi ci permette di ragionare del rapporto tra politica, economia e finanza. La tentazione di fare previsioni su Brexit è forte, sono comunque emersi anche tanti studi, tante riflessioni su quelli che potrebbero essere i futuri sviluppi. Secondo i nostri analisti, in realtà bisogna sempre ricordare che la relazione tra i fatti politici e le decisioni di investimento è una relazione piuttosto debole e che spesso può essere usata in chiave speculativa più che di investimento. Quello che i nostri economisti amano dire è la politica ha una vita breve sui mercati, nel senso che quelle notizie lì magari provocano degli shock temporanei e poi vengono riassorbite. Quindi prendere delle decisioni relativamente a prospettive politiche può essere anche rischioso. Meglio ricordarsi che comunque la politica è di difficile interpretazione ed è un elemento di incertezza sui mercati, ma anche di difficile analisi, che spesso quanto viene magari previsto nei programmi elettorali prima delle elezioni non diventa realtà successivamente, e quindi andare a decidere un portafoglio di investimento sulla base di questi elementi può essere assai difficile e rischioso.
noioso e non portare ai risultati sperati, meglio forse concentrarsi su elementi che possono in qualche modo essere più certi, come ad esempio la qualità di un titolo, le valutazioni che ci sono sui mercati, la qualità del prodotto in cui vogliamo andare a investire, ma anche i rischi che possiamo correre. Sara, ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, così torniamo indietro nel tempo tutti quanti. Solitamente quando si parla di cose accadute, non so, 10-11 anni fa, uno dice, beh, chi si ricorda? Invece no, c'è qualcosa che ci ricordiamo molto bene, ed è la crisi del 2007, no? Perché voglio tornare a quel momento, visto che abbiamo parlato di ovviamente cautela, volatilità, anche mercati intimoriti da tante questioni, c'è qualche elemento che possiamo far nostro ancora di più di quella crisi del 2007 per cercare di superare questa fase? Si usa spesso dire il passato ci dà comunque delle lezioni, e sicuramente anche il 2007 ce le ha dati. Se noi andiamo a vedere, a rileggere, mi è capitato di farlo in questi giorni, quello che si diceva a marzo del 2007, quindi quando eravamo ancora in una fase assolutamente espansiva e anche la crisi finanziaria non era per nulla, in qualche modo quasi del tutto ignorata la possibilità che ci potesse essere una crisi, in realtà appunto tutti i report delle istituzioni ci davano un grande ottimismo, grandi prospettive per l'economia e per le borse. Cosa succede? Pochi mesi dopo negli Stati Uniti inizia quella che è la crisi dei subprime, che quindi si è rivelata poi un fatto, in realtà uno shock per i mercati, e ha portato a forti cali. Successivamente, se noi andiamo a vedere nel 2009 e anche lì andiamo a rileggerci un po' di documenti e di report, lì nel 2009 tutti erano molto pessimisti, si parlava ancora di recessioni prolungate, di doverci abituare a una crescita che sarebbe stata sempre bassa, di mercati che sarebbero stati sempre volatili e così via. In realtà poi dopo pochi potevano prevedere o hanno previsto che sarebbe proprio nel 2009 cominciata una fase rialzista che sui mercati americani è durata veramente a lungo e che poi comunque di cui hanno beneficiato anche altri mercati mondiali. Questo cosa significa? Che le previsioni economiche sono importanti, ma non sono decisive e l'unico elemento da prendere in considerazione, vanno monitorate con cautela, e che ragionare su scenari probabilistici piuttosto che su previsioni può essere più utile, perché io posso avere un portafoglio che se si verifica lo scenario A reagisce, so che reagirà in quel modo, se si verifica lo scenario B so che reagirà in quest'altro modo, ma nello stesso tempo ho comunque un ventaglio di opzioni aperte davanti a me. Ecco, quindi non so se ti ho interrotto Sara, tanto vorrei tornare proprio su questo punto, cioè gli investitori come devono comportarsi, perché in queste fasi, in questi momenti, la tentazione di vendere è fortissima, come dire, mi libero di tutto perché altrimenti un domani mi potrei pentire, e attenzione, così almeno non ho dei fardelli sulle spalle, no? È corretto, cioè l'emozione che avanza, appunto, diciamo che prevale proprio l'emotività, che invece sappiamo molto bene, spesso ne parliamo, deve essere tenuta a bada, bisogna avere il polso un po' fermo, no? In questi casi, però altri consigli per quello che dicevo, mi ricollego a quello che stavi già raccontando. Infatti le emozioni sono sempre cattive consigliere sui mercati, vendere in perdita non è una scelta auspicabile, lo abbiamo anche detto in altre trasmissioni, essere razionali può essere sicuramente d'aiuto, non è facile, ma ci si può anche far aiutare da un adeguato piano di consulenza, ad esempio. Quello che noi diciamo proprio in questa fase è evitiamo di continuare a ragionare sulle previsioni, ma ragioniamo più in modo probabilistico, cerchiamo di avere una consapevolezza delle valutazioni dei titoli. Ad esempio, possiamo dire che le valutazioni effettivamente in gran parte del mondo sono ancora elevate oggi, nonostante i ribassi che abbiamo visto. Ci sono delle aree di eccezione come l'Italia dove invece non lo sono, però in generale il quadro dei mercati azionari è ancora un quadro di valutazioni elevate. Questo bisogna esserne consapevoli per poter valutare i rischi e valutare dove andare possibilmente a cogliere le opportunità. È bene anche ricordare che spesso quello che fa più rumore sui media, su quindi le notizie sul web, tende già a essere inglobato, no, nelle prezzi di borsa, e lo abbiamo ad esempio visto col discorso anche dell'Italia, dove effettivamente non ci sono stati
picchi di spread recenti, certo, legati, perché quel fatto lì era già inglobato nella situazione dei prezzi dei titoli di Stato. Quindi ricordare anche che ciò che fa più rumore spesso è ciò che è già scontato, mentre potrebbe esserci la sorpresa e quella può creare questa più sarebbe danni. Esatto, una delle classiche frasi da attaccare col post-it sul frigorifero appena vicino al comodino, insomma nei punti strategici, quando sappiamo magari che l'emotività, no, prevarica qualsiasi altra cosa. Sara, vorrei allargare un po' di più l'orizzonte dall'attuale volatilità dei mercati a quelli che sono i trend macroeconomici di più lungo periodo, così almeno cerchiamo anche di andare un po' oltre. Quali sono i più popolari oggi? In effetti questo è un discorso interessante, perché ci permette anche di ragionare su portafogli magari di più lungo periodo. Abbiamo noi fatto un'analisi proprio di quelli che sono i trend più anche che entrano di più nei prodotti finanziari in questo momento. Abbiamo individuato tre grandi gruppi: uno è quello tecnologico, l'altro è quello ambientale e l'altro è quello legato alla società, agli aspetti sociali. Il tema tecnologico è sicuramente il più grande. Se noi andiamo a vedere quanti prodotti ETF soprattutto sono stati lanciati su robotica o automazione, ce ne rendiamo conto, e quanto questi siano anche diventati popolari. Il tema ambientale è un tema che sta acquisendo sempre più importanza, e a livello tematico spesso è tradotto in, ad esempio, prodotti relativi all'acqua o alle energie alternative. E poi ci sono dei trend che sono relativamente più recenti, ma comunque interessanti, perché sono trend secolari, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione. Abbiamo visto anche nascere dei fondi Silver Age o comunque legati all'aging, quindi all'invecchiamento della popolazione. Ultimo tema, sempre per rimanere sul sociale, è quello della diversità di genere, e quindi tutto ciò che è legato a implementare delle politiche di genere positive all'interno delle aziende, e talvolta di inclusione della diversità nel più ampio spettro. Secondo le nostre analisi, sicuramente il tema tecnologico è uno dei più rilevanti. Oltre a robotica, probabilmente anche il discorso del cloud computing, dell'intelligenza artificiale, in qualche modo hanno già fatto nascere dei prodotti e lo faranno anche in futuro. Ricordiamoci che per il momento noi abbiamo stimato che in Europa queste strategie tematiche, quindi legate a trend, non a settori ma a trend, hanno masse per circa 6,8 miliardi di euro, quindi siamo ancora in una nicchia di mercato, però è una nicchia che è molto concentrata, quindi chi prova ad entrare deve sapere che ci sono due o tre prodotti che fanno il mercato. Ok. Invece poi, in un recente studio che avete condotto, avete calcolato la probabilità di successo degli strumenti tematici. Diciamo che oltre questo spazio, per chi non lo conoscesse ancora, MarketStar, al di là poi dell'analisi dei mercati, vuole anche far luce su quelli che sono le indagini che, insomma, Morningstar porta avanti proprio per dare aiuto e consigli agli investitori. E i risultati dell'analisi, oggi concentriamoci su queste indagini che avete portato avanti. Sono proprio freschi questi, li presentiamo. Sono andata a pescarli appositamente. li presentiamo, possiamo dire, quasi in anteprima. In effetti abbiamo guardato qual è la probabilità di successo di questi strumenti, e in Europa abbiamo visto che il 35% dei prodotti di questo tipo non è riuscito a sopravvivere, quindi è stato liquidato, e questo è sicuramente un dato che fa riflettere che di quelli lanciati prima del 2012 l'80% non è riuscito a sopravvivere. Che cosa ci dice questo? Ci dice che sicuramente sono strumenti che, quando noi li scegliamo, dobbiamo avere la consapevolezza che non possono avere un ruolo esclusivo nel portafoglio. Dobbiamo anche avere la consapevolezza che i costi spesso elevati di questi strumenti non permettono delle performance adeguate. Certo. Terzo, che fanno comunque fatica a raggiungere una soglia patrimoniale critica per poter sopravvivere in modo efficiente. Noi abbiamo visto che solo due di quelli 18 che erano stati liquidati nel periodo erano riusciti a superare durante la loro vita i 100 milioni di euro di asset. Quindi stiamo parlando anche di spesso dimensioni piccole di questi strumenti, e questo è importante da sapere nel momento in cui si va a scegliere uno strumento tematico. Ok, allora, altra cosa che hai accennato prima, tu dicevi giustamente i temi ambientali sono sempre
più seguiti, per fortuna, più monitorati, sono sempre più importanti, insomma. La prossima settimana inizierà la conferenza mondiale sul clima e perché, oltre che ambientale, è un tema economico-finanziario. COP24 in effetti cade in un momento dove abbiamo testimonianze di gravi disastri ambientali e le abbiamo avute anche in Italia. Se andiamo a vedere il rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale del 2017, questo rapporto ha stimato che gli eventi climatici estremi sono stati la causa del 26% della perdita di raccolti a livello globale, hanno causato delle inondazioni che hanno colpito oltre 41 milioni di persone solo nel sud-est asiatico, per non parlare poi della siccità, quindi del problema dell'acqua, e del caldo estremo che si stima abbia interessato il 30% della popolazione mondiale. È chiaro che stiamo parlando di fenomeni che colpiscono le popolazioni, ma colpiscono anche l'economia. Sì. Il costo di questo cambiamento climatico è sicuramente più alto, qui ci sono anche degli studi che lo provano, di quanto sia il costo di iniziare delle politiche serie di mitigazione di questi fenomeni. Per questo è diventato un tema economico importante, per questo la Commissione europea sta lavorando a un pacchetto per la finanza sostenibile che coinvolga anche i privati, quindi non solo gli investitori, il pubblico, i governi. Le risorse pubbliche non sarebbero sufficienti per far fronte a questo tipo di problematica. Teniamo conto che alcune stime dicono che la perdita in termini di prodotto interno lordo da questi eventi estremi, dal fatto che se veramente non si farà nulla ci sarà sempre più caldo nel mondo, certo, e potrebbe essere molto più alto di quello che è stato finora previsto. Esatto, obiettivamente, sai, prima ho detto, per fortuna questi temi diventano più importanti, però credo che, certo, le istituzioni forse stanno prendendo un po' più coscienza e stanno agendo di conseguenza. Diciamo che però forse sono stata troppo ottimista quando ho detto che sono entrati in generale, anche diciamo tra le persone normali, avete capito cosa intendo dire, sì, a far parte di quelli che sono i temi fondamentali, ancora forse non si comprende l'importanza, no? I collegamenti anche che ci sono con i settori come quelli della finanza e dell'economia. Ecco. Esatto, e questo è l'aspetto importante per cui possiamo dire fortunatamente c'è questa consapevolezza della gravità del problema, che purtroppo, sì, va affrontato, perché il problema, certo, non si può negare, cioè siamo già in una fase ulteriore di negare che esista il surriscaldamento negativo, certo, climatico. Siamo in una fase in cui dobbiamo dire, dobbiamo agire. Oh, comunque diciamo, sì, tanto a noi non tocca direttamente, come no, tocca invece direttamente come. Allora, giusto per andare in conclusione, abbiamo detto tutto quello che secondo me era da dire rispetto al mese di novembre, le parole chiave le riassumiamo, insomma, Sara. Quindi razionalità, ecco, nelle scelte di investimento, attenzione ai nuovi trend che pur sono interessanti, e comunque consapevolezza sui costi del cambiamento climatico, attenzione a quello che accade a livello geopolitico, senza dimenticare appunto che le notizie politiche sui mercati però hanno vita breve. Infatti. E spesso quanto è sui media è già stato inglobato nei prezzi. Sì, esatto, noi invece pensiamo sempre che sia il processo inverso. Ricorda se ha un contatto, Sara, per i nostri amici che volessero mettersi in contatto direttamente con voi. Sicuramente possono seguirci su morningstar.it, dove queste tematiche, diciamo, sono quotidiane. Esatto, con tanti altri consigli di investimento, noi qui cerchiamo di riassumerli come sempre una volta al mese nel nostro appuntamento Market Star. Allora, Sara, siamo tornati in territorio negativo, meno 0,25, oggi è un po' una salita e una discesa dell'indice, vabbè, c'è attesa, l'abbiamo detto, insomma, non dobbiamo troppo focalizzarci su altre questioni, attendiamo e vediamo cosa succede, restiamo alla finestra. Grazie Sara Silano, ci rivediamo tra un mese, sarà interessante tra un mesetto perché è l'ultimo mese dell'anno, insomma parleremo di dicembre e faremo, se sei d'accordo, anche un po' il punto sull'anno 2018. Sicuramente. Cercheremo di dare un voto, dai, diamo questo appuntamento ai nostri amici. Facciamo le pagelle del pagelle, 2018. Pagelle, dai, vediamo di fare, esatto, magari ripercorrendo, no? Sai che si fa sempre gennaio, febbraio, marzo, aprile per arrivare a dicembre, con dei voti per poi fare una media e capire cosa dobbiamo aspettarci per l'anno prossimo. Non anticipiamo troppo i tempi perché prima dobbiamo risolvere altre questioni. Grazie Sara Silano, Morningstar Italy. Grazie a voi. E a presto, buona giornata.
Tra poco continuiamo naturalmente con l'analisi dei mercati, dovremo riuscire a collegarci anche con l'IT Forum di Milano che per la seconda giornata è in corso e allora restate con noi, torniamo tra qualche minuto di pausa.